Ciao a tutti! Salve! Ciao a tutti! Eccoci alla prima live di quella che speriamo diventi una piccola serie sul world building, che sicuramente è un argomento molto interessante e per cui appunto abbiamo anche portato qui in live oggi due persone che sicuramente possono darci un po' della loro esperienza. Adesso vi faccio un breve giro di presentazioni. Ovviamente, vabbè, il pelato lo riconoscerete perché è il nostro buon master, il signor Xander. Salve a tutti! Me, se non ricordate... Mi scusi. A me, se non ricordate, malissimo, perché vuol dire che non avete seguito la presentazione del canale, quindi sappiate che avete un debito verso di me. Sono Cenere e sono un'altra delle persone un po' con le mani in pasta in questo progetto. E poi abbiamo rispettivamente quello che potremmo definire un po' l'esperto delle mappe, il nostro signor James, che comunque fa parte della banda. Buon salve. E poi abbiamo il nostro ospite speciale, che per i più attivi nella chat, soprattutto dell'ultima partita, ricorderanno, ovvero il signor Pauz. Ciao. Che è appunto una persona che si diletta spesso nel world building, nella costruzione di storie, e quindi visto che ci ha trasmesso anche la sua passione, abbiamo deciso di includerlo in questa nostra live. Ora, questa è una live introduttiva, nel senso che si parlerà di world building per sommi capi, e cercheremo un po' di definire che cos'è il world building, e attraverso qualche domanda che farò ai nostri ospiti, e poi man mano l'idea sarebbe poi creare una serie in cui magari porteremo qualche progetto interessante di cui abbiamo sentito parlare, però non faccio ancora spoiler, e se no anche quelle che possono essere rubriche un po' più specializzate, proprio come potrebbe essere una fatta sulle mappe, che ovviamente può essere più inerente a quanto ci può raccontare James, o anche altre, appunto. Abbiamo tante idee, questo è un po' l'inizio. Ora, partendo dalla prima domanda, visto che la mettiamo in questa maniera un po' da intervista, un po' giornalistica. World building, cos'è e soprattutto perché farlo? Non so se qualcuno si vuole buttare, rompere il ghiaccio, o se no faccio io. Io lascio spazio. Vengo per ultimo, prego, prego, signor Paz, prego. Va la mano. Vai. Alzo la mano. Comunque, diciamo che io ho sempre avuto questo interesse nel creare storie anche da piccolo, penso che sia quello che accomuna tutti i master, cioè passione per leggere le storie, guardare anche i film, prendere idee, dire che bello se lo facessi io, sarebbe così, qualcosa del genere. Certo, rielaborare un concetto, anzi, a me capita spessissimo che magari una storia in cui sono estremamente appassionato poi arriva a quel punto dolente che io avrei voluto proprio prendere un'altra via e proprio lì parte il però se l'avessi scritta io questa cosa sarebbe andata completamente diversa, ed effettivamente poi è quello che succede nella scrittura delle storie, e ovviamente dietro ogni buona storia c'è un mondo e molto spesso non c'è nulla di meglio per un autore di una storia che costruire l'effettivo mondo dove va a raccontarla, un mondo che conosce piuttosto bene, nel senso essendo una sua creatura, ma abbastanza nel dettaglio per rendere il tutto molto coerente, ecco. Ecco, poi appunto quello che stavi dicendo, cioè io non mi ci trovo bene in una storia fatta da altri, quindi devo sempre crearmi una mia ambientazione. Anche perché se i personaggi, metti che incontrano un personaggio famoso di quell'ambientazione, come può essere Drizzt o un Lord di Waterdeep o quelle cose lì, non mi sento adeguato a farlo io, perché non l'ho scritto io, quindi potrei fare qualcosa di sbagliato. E piuttosto mi prendo ispirazione a quel personaggio, lo rielaboro e lo faccio a modo mio, per un altro contesto. Beh, ci certo. Sta sotto certi aspetti prendere anche comunque un po' avere difficoltà, no? Sotto certi aspetti di interpretazione, ma non perché c'è il limite del master, ma bensì, come dice proprio lei, signor Pauz,
non è un qualcosa creato da noi. Essendo che non è un qualcosa creato da noi, ci riesce difficile. Cioè, diciamoci la verità, comunque le prove attoriali non siamo letteralmente, cioè non facciamo il lavoro di attori. No, grazie Flangellù, postumo queste battute, gentilmente. Cos'è una battuta che posso imparare? Sio pause. Queste dopo ne sganciamo un paio, ora cerchiamo di fare i seri. Sì, quindi sicuramente il fatto di avere un contesto che sia estremamente adatto a noi in quanto sia nostro, e quindi non abbiamo paura di mancare magari di rispetto a quella che è la completezza dell'opera o l'idea originaria dell'autore terzo, sicuramente è un punto molto importante. Ma cioè, secondo me ci sono anche tanti altri motivi per cui si possa fare world building, e, cioè, ma anche perché soprattutto bisogna, secondo me, per ogni cosa, per ogni attività, anche per ogni hobby, poi questa è un po' una mia mania, bisogna un po' trovare l'obiettivo, ecco. Secondo me se ne possono trovare anche molti altri, banalmente io a volte scrivo, cioè anzi, principalmente bisogna anche poi vedere come utilizzi un mondo. Non so, ci sono dei mondi che poi vengono utilizzati appunto in una storia, però che può essere la classica storia letteraria, non so, un mondo tolkieniano, e poi invece ci sono mondi che invece vanno giocati. Quindi proprio anche il world building può avere tanti motivi, può anche essere il semplice svago, ovvero il piacere di creare un qualcosa, una rete, un tessuto che sia coerente e che accomuni appunto tanti concetti, tante idee che a noi piacerebbe effettivamente poi portati o appunto su libro o su giocata, e poi portare questo mondo che appunto abbiamo creato alla fruizione di altre parti che possano esplorarlo a tutti gli effetti, che è una delle parti più belle, almeno per quanto mi riguarda, sia dei giochi che anche nella lettura, andare a scoprire quali sono i legami, le leggi che governano questi mondi nati completamente nella testa di persone, ovviamente a noi esterni, cioè, ovviamente non essendoci persone che convivono nella stessa coscienza, ecco. Sì, beh, anche diciamo il creare un mondo è anche un inserirsi in quella parte di storia o di geografia in cui magari noi non abbiamo una conoscenza reale completa. Cioè il world building può andare dal fantasy totalmente inventato per un principio, una storia che noi abbiamo in mente di portare per attirare altri lettori o giocatori all'interno del nostro mondo, quanto possiamo anche andare a incastrarci in un mondo reale e coprire tutte quelle zone che magari sono più sconosciute, che è quello che diciamo hanno fatto tutti i grandi autori d'inizio Novecento, andando a ambientare le loro storie magari in luoghi reali di questo mondo. Però è comunque un world building, perché comunque tu stai andando a creare situazioni, geografie, storie, mondi, personaggi che non sono legati al mondo reale, nonostante si muovono in un mondo reale. Quindi anche quello è un world building, secondo me. È un gestire quella parte di mondo che noi non conosciamo, e quindi abbellirlo, arricchirlo per dare qualcosa a chi legge o a chi gioca. Assolutamente. Signor Xander, lei vuole aggiungere qualcosa? Mi stavo abbeverando come una gazzella, Giovenia. Lo notai. Tutti i momenti in cui poteva chiederlo. Mi stavo affogando. Apposta, ovviamente. Giustamente, ci sta. Guardi, in realtà per il discorso di realismo / gioco di ruolo, io sono di questa idea. Per chi ha seguito comunque le mie live, io spero che i nostri telespettatori le abbiano seguite, almeno la speranza è quella, io cerco sotto certi aspetti di immettere almeno per come la vedo io, almeno un buon 60%. Perché in percentuale? Perché credo che comunque una sorta di world building dipende anche sempre molto dal master, di quanto voglia mettere se stesso. Cioè se è una cosa letteralmente sul realismo,
quindi certe cose sono impossibili da fare. D'altra parte ci deve cioè io credo che comunque debba essere un 50-50 o 60-40, proprio perché essendo una storia fantasy molte cose non sono benché minimamente spiegabili per quanto riguarda un output, perdonate l'inglesismo, diciamo di storytelling. Perché? Perché sono letteralmente cose astrose, cioè nel senso, se vogliamo mettere troppo realismo rende il tutto talmente pesante sotto certi aspetti che a quel punto io ti direi non giocare a D&D quinta edizione, gioca a un Vampire o Mondo di Tenebra. Chiede sì, sempre un certo tavolo. Mi scusi. Prego, prego. Ah, dicevo, ma poi in realtà anche per giochi che non siano semplicemente D&D quinta, io ad esempio sono diciamo forte su Sine Requie, per chi lo conoscesse, però anche giochi che vogliono essere così realistici devono comunque lasciare uno spazio, chiamiamolo al fantasy, e che è effettivamente vero, ma in generale ha la possibilità di cambiare un po' le regole, perché cioè se no a un certo punto si era all'estremo del libro di storia, cioè se tu non puoi cambiare determinate cose non c'è effettivamente qualcosa che tu puoi, cioè la lettura, il giocare di ruolo è anche scoperta, come dicevo prima, quindi se tu no, adesso poi è ovvio che uno può essere studiatissimo e quindi non nulla per lui è una scoperta a livello di fatti storici, però in generale una storia deve essere un pochino mobile, soprattutto quando si parla di gioco di ruolo, cioè se tu ti basi estremamente su quelli che sono cose che devono andare in un certo modo, perché sì, lì ti limiti tantissimo. Anche i giochi più realistici, appunto, lungi da me dire che Sine Requie sia il più realistico che c'è in giro, è per quello che io personalmente gioco ed è tra i più realistici, però c'è una larga parte che viene lasciata proprio a questa possibilità, a questa creatività e anche a tutte quelle che sono dinamiche completamente al di là della realtà, proprio perché è in queste cose che banalmente Sine con gioco horror riesce a fare paura. E per quanto riguarda D&D è proprio in quella magia, il fatto che tu vai in giro con la tua spada e puoi trovarti bestie di qualsiasi tipo, quest di qualsiasi tipo, cioè quella scoperta che ti fa dire cazzo, io voglio andare in giro in questo mondo, cioè voglio, anche se vado a caso comunque sono contento perché sicuramente trovo qualcosa di bello e di stimolante. Guardi, io aggiungerei anche questo. Vabbè, in questo momento è scattata la pubblicità, non fateci caso, tutto a posto. Potete tranquillamente seguirci. Ripeto, per me è sempre una questione del... Allora, io credo, a meno che io sono forte di questa convinzione, sul realismo, la questione stessa del gioco di ruolo, non so perché si ha questa tendenza a renderla vagamente un po' più simile a noi, no, sul realismo, proprio perché cerchiamo quanto è più possibile di avvicinarci per comprenderlo meglio. Certamente non è Signore degli Anelli, alzo le mani, grande maestro della letteratura e quant'altro, però credo che sia anche questo, capisci? Cioè si cerca il realismo quasi involontariamente. Io, cioè, nella vita ho giocato ogni tanto nella mia vita come giocatore, non da master, ma mi è capitato spesso questa cosa. Cioè, che i master cerchino sotto certi aspetti sempre di mettere un minimo di realismo, quando invece, almeno Dungeons & Dragons, è sempre un viaggio alla scoperta. Ricordiamoci che è nato da Signore degli Anelli, a Scatola Rossa. Il concetto è quello. Sì, è che in realtà poi questo era uno dei punti di cui avremmo parlato, ma ci sta a anticiparlo questo punto. Chidovenia? No, ma ci sta, meglio, è molto più fluido, quindi perfetto. E in effetti però, cioè, il discorso è proprio il livello di realismo che tu vuoi dare, perché abbiamo detto il realismo assoluto collassa in quella che non è più una storia. Però ci possono essere livelli molto alti di realismo o livelli completamente, cioè nel senso o totalmente invertito, quindi qualcosa che vuole essere il più lontano possibile. Però la verità poi alla fine è che, non so, le storie un po' come un sogno sono una rielaborazione di input che comunque abbiamo avuto dal mondo reale, cioè, quindi
per carità, nel senso, in Dungeons and Dragons trovi un sacco di robe che non trovi se esci sul cortiletto di casa, grazie a Dio. No! Però poi alla fine... un beholder a caso! No, esatto, sì, qualsiasi altra brutta bestia, ecco. Però il succo è, se poi li guardi, tu riesci a fare un'analisi per cui questi, se li componi in elementi, sono elementi in realtà di cui tu hai già avuto esperienza. Quindi in realtà il realismo, il livello di realismo secondo me è quanto questi gli elementi, oddio, non riesco a parlare, scusatemi, quanto questi elementi li vai a mescolare in una maniera simile effettivamente al mondo di cui, all'ordinamento del mondo che conosciamo tutti, appunto uscendo sul cortiletto di casa, o quanto invece decidi che li rimescoli fino a tirar fuori delle chimere che sì, sono fatti di elementi, di mattoncini che tu ovviamente padroneggi, ma che sono una combinazione che tutte le persone che poi lo vanno a vedere, lo vanno a leggere, lo vanno a incontrare, non si aspettano. Ed è appunto questa la scoperta, secondo me, e il motivo per cui bisogna scegliere il livello di realismo. Non che una cosa sia peggio dell'altra, basta che sia appunto l'obiettivo nel mentre tu li metti a scrivere. Vedo una mano alzata del signor Pauz. Prego, infatti. Sì. Sei prenotato. Devo sapere una cosa. Dica. Se anche voi magari andate in giro a leggere Focus o cose del genere per trovare spunti reali a storie inventate. Assolutamente. Allora, dipende soprattutto... Scusate se non so se ho rubato la parola a qualcuno, nel caso vi chiedo venia. Assolutamente. Io più che cercare nello specifico, mi segno quando trovo degli spunti davvero fighi. O leggendo o anche andando in giro banalmente, anche magari vedendo una pubblicità particolarmente stupida o geniale, cioè se mi dà un impulso di ok, su questa cosa ci posso lavorare, me lo segno. La cosa che faccio io di solito, forse l'avevo anche già preannunciato nell'ultima live, però solo in chat, a me piace molto fondere dei concetti random, nel senso creare dei collegamenti tra punti che collegamenti non ne hanno. Per dire, l'ultima partita che mi è capitato di scrivere, io l'ho scritta in una maniera molto lineare, oserei dire quasi banale, poi mi sono messo e ho iniziato a cercare parole a caso, oppure a cercare pagine a caso di Wikipedia, fino a che non ne ho trovato una che mi ha fatto dire, cavolo, questa qua vale la pena, aspetta che modifico tutto quello che c'era prima, e per far stare bene questo elemento, per renderlo coerente, e in questo modo si vanno a snodare da storie comunque semplici delle storie molto interessanti, perché vai a studiare in qualche modo nella lettura o nel gioco delle interazioni che prima cioè di cui i giocatori o i lettori non hanno avuto esperienza, e quindi mentre le guardano, mentre le leggono, mentre le sentono, sono davvero stimolati e sono divertiti, che poi alla fine l'obiettivo ultimo è. Se posso prendere parola, io vorrei, visto che comunque la prima domanda l'abbiamo chiusa, prima di passare alle altre, c'è il nostro spettatore SupremeNerd88 che salutiamo, che fa questa affermazione che secondo me potrebbe essere a titolo informativo anche di discussione. Nel senso, cito, secondo me però l'ambientazione non deve essere troppo stimolante, perché rischia di essere dispersiva, a meno che non sia propedeutica alla storia. Io direi, comunque, anche al signor Cenere, James e Pauz, cosa ne pensano? Ma pienamente, pienamente d'accordo. Nel senso, come aveva anche accennato il signor Cenere, certe volte è giusto dare quell'alone di mistero, non perché è tanto una mancanza di chi crea il mondo, di non aver coperto quella parte di mondo, ma è più un qualcosa che fa sentire il mondo vasto, il mondo non spiegato, non tutto raccontato, fa sentire il personaggio un po' partecipe, ma non schiacciato da questo mondo troppo complesso. Quindi secondo me ha pienamente ragione, non deve essere troppo sviluppato, deve essere sviluppato ai fini della storia e del far percepire a chi legge o chi gioca o chi guarda, comunque una certa vitalità senza opprimere la percezione del divertirsi. Ci sta. Quindi, cioè, per me è perfettamente ragione come concetto. Signor Pauz?
Che ne pensa? Sì, è vero, perché anche cioè, il burnout è sempre dietro l'angolo. Cioè il momento in cui sei così sopraffatto dal lavoro che ti sei autoimposto che alla fine dici basta, non ce la faccio più, non riesco neanche più a divertirmi, a giocare, perché sto troppo impegnato sulla mia ambientazione. Quello, insomma. Ci sta, ci sta. Mi è capitato più volte. Ci sta. Signor Cenere? Appunto, io questa cosa la collegherei molto a per cosa stai facendo world building. Nel senso che a livello di una trama scritta tipo libro, non so, appunto, o il mondo di Tolkien, o anche quello della Rowling, che proprio citando universi fantasy particolarmente amati, in quel caso secondo me ci può stare anche andare a dettagliare tanto, e anche, cioè, ovviamente c'è assolutamente il discorso che fa Pauz del rischio burnout, che metti troppa linfa vitale in un determinato punto e poi hai bisogno di praticamente farti una vacanza prima di scrivere altro. Però a livello dei libri il discorso è che tu puoi srotolare il filo della narrazione ad hoc per andare a mostrare proprio quello che hai creato. Yeah. Quindi magari, cioè nel senso, è letteralmente come una storia su binari. Quindi tu vedi, cioè può essere come il set di un cinematografico, oltre non c'è davvero niente, ci sono solo le paratie colorate, gli elementi di scena, le maschere, il resto però non è minimamente sviluppato. Per quanto riguarda i giochi di ruolo, purtroppo, per fortuna, dipende quanto vi piace stare su queste cose, però col fatto che metti in mano la tua storia a in media 4 altre persone che in media sono abbastanza folli da andare contro tutti i tuoi piani, poi lì non puoi purtroppo essere troppo efficiente, o meglio, troppo efficace, perché a me è capitato più volte, credo faccia parte del percorso di crescita di ogni master, di scoprire che a un certo punto quello che per te era una roba che non era neanche un bivio, una roba che dovevano vedere quella cosa e andare avanti, e l'hai presa solo come un vezzo narrativo, raccontare che lì c'è quella bella città distrutta o lì c'è quella bella statua, e poi scopri che in realtà il tuo party ci impazzisce dietro e cambia completamente quello che vuole fare. E quindi nel mondo, secondo me, quando scrivi, quando fai world building per il gioco di ruolo, devi creare delle aree di dettaglio, ed è un po' anche il punto prossimo, quindi poi vi lascio anche commentare su questo se vi va. Appunto, devi creare delle aree di dettaglio. Ovviamente quella che credi che sia la trama principale, che ovviamente deve essere un pochino flessibile, in modo che anche se deragliano ci si possa tornare, ecco, quella lì deve essere ovviamente dettagliatissima, ti puoi anche, o meglio, può essere dettagliata quanto vuoi, però più dettagli ci metti, più è ricca, perché sei sicuro che da lì prima o poi ci passano. Però anche il resto del mondo deve avere una sorta di pre-rendering, cioè delle regole con cui tu decidi che cosa racconti. Magari non sai quante foglie ci sono su quell'albero, però sai che lì c'è una foresta. E non so, banalmente è la base di fare le mappe, che aiutano tanto perché hai un riferimento grafico, quindi ok, stanno andando di là, però so cosa posso proporgli, ecco. Vado? Prego, prego. Poi avevo sentito un video YouTube americano che loro hanno un po' un modo più leggero di fare roleplay, non troppo pesante da quello che ho capito. Cioè, se un master vede che il gruppo va da un'altra parte, cioè il dungeon che era dove non sono andati, lo sposta, lo riadatta e lo rimette sul momento sulla loro strada, se proprio vuole, se proprio non sa cosa inventarsi. No, certo, è che dipende se te lo puoi permettere, perché un dungeon lo puoi spostare, quando invece dai una cartina di una regione e poi loro non vanno in quella città, non gliela puoi tippare davanti con le hack, ecco. Quindi dipende dal tipo di incontro, ecco. Ci sta. Prego, prego. Alla fine il dettaglio deve sempre rimanere entro i limiti. Anche se poi vai in una sorta di burnout, come ha detto il buon Pauz, o come hai accennato te con Tolkien. Poi Tolkien, a parte che lui
diciamo, un po' su un piedistallo, è un, fa una corsa a parte rispetto a tutti gli altri, perché lui ha creato lingue, ha creato ha fatto una cosa un po' oltre. Livelli di follia, i livelli di follia incredibili, creare un linguaggio da zero, cioè, lasciamo stare. La cosa più folle è creare un mondo per giustificare un linguaggio che hai creato da zero. Cioè, esatto, cioè... Vabbè, però ovviamente, ecco, non lo nel sappiamo senso, oggi. Anche lui ha creato questa profondità pazzesca, però se tu vai a leggere... alla fine i libri le campane sì, scusate, le sono campane. Trasferito perché mi davano fastidio le campane e sono arrivato qua e si sentono ma che ma se ne è fatto ma si muti mi fa piacere che diciamo il chirichetto si stia divertendo, il campanaro, no? Andiamo a... se vuole si può mutare, cioè per me non ci sono problemi, nel frattempo sarebbe consono. Prego signor James. Che stavo dicendo? Ah sì, che giustamente il mondo può essere profondo quanto si vuole, però non è detto che bisogna seppellire i giocatori e i lettori con tutte le informazioni che si sono andate a creare. Quindi è bello creare il mondo, non è sempre utile buttare addosso ai giocatori o ai lettori tutto quello che si è creato. Certe volte conviene anche lasciarlo da parte se lo richiamano, se partecipano a quella parte che tu avevi previsto di non inserire. La metti, la inserisci senza problemi, anzi l'hai già fatto, quindi buon per te. Se no, tanto meglio lasciarla per una, diciamo, per una futura ambientazione, per un'altra parte del mondo, senza andare a impazzire dietro a 20 pagine di campagna per magari fare 2 mesi di giocate, ecco. Però nel senso, secondo me sì, la profondità, il dettaglio... danno anche effettivamente quel senso di realismo, e dopo magari ci torniamo su questa cosa qui, perché io considero molto differenti le parole realismo e realtà nostra. Il realismo può essere una cosa a parte dalla realtà, il realismo è inerente a quel mondo, cioè reale per quel mondo, quindi non è il nostro. Sì. Però poi ci torniamo più avanti sicuramente, adesso... Sì, beh, ma in realtà possiamo anche parlarne, perché appunto avendo invertito un po' la scaletta possiamo anche parlare del realismo, e che appunto, cioè se il discorso si sviluppa in maniera naturale, secondo me è anche più carino, quindi in realtà ti rispondo quindi proprio su questo. Cioè, io sono d'accordo, cioè la definizione di realismo va un po' compresa, poi ognuno può ovviamente darci un po' il significato che vuole entro un certo range. Però il discorso di gioco realistico o semirealistico semplicemente ti permette di capire che un set di regole della nostra, anche della nostra realtà, comunque valgono. Banalmente, non so, c'è la gravità, quindi puoi camminare sulla Terra. Che sembra una roba un po' scontata, però poi se fai un'ambientazione o sulla Luna o direttamente nello spazio, questa cosa ti viene meno. Quindi realistico dipende, però spesso basta a dire che molte, cioè che quello che tu faresti come persona normale lo puoi fare anche lì, e tendenzialmente non puoi fare troppo di più. Cioè appunto, io continuerò a spammare Sine finché non vi avrò corrotti tutti. Quello vuole essere un gioco più o meno realistico, però poi ci sono i demoni, ci sono, vabbè, ci sono gli zombie che camminano e morsicano la gente. Ci sono una serie di robe che palesemente non sono realistiche, però il fatto che banalmente il player interpreti qualcuno che è un essere umano, cioè non è un supereroe con 27 oggetti, ognuno più OP dell'altro, ma letteralmente ha forse un fucile, forse manco quello, e in tal senso è realistico. Poi però se devi guardare una storia di Sine, non ha un cazzo di senso, esattamente come non ha un cazzo di senso una di D&D, ecco, almeno a livello di canoni di realtà, ecco. Non lo so, secondo me il realismo è anche quello, nel senso, è il realismo univoco di quel mondo. Se tu in un mondo decidi che ne so, una razza cammina,
e basta, e una razza vola e basta, è realistico che loro per tutta la campagna sappiano fare queste cose, non che a un certo punto una razza fa ah no ma aspetta, mo voglio volare anch'io e vola anche lui, quello non è realistico perché diciamo stai andando contro la realtà del tuo mondo. Quindi sì, secondo me il realismo è rispettare ciò che hai impostato per il tuo mondo. Se posso... Quindi è anche coerenza, tu dici. Sì, esatto. Il realismo è la coerenza del tuo mondo. Cioè, nel tuo mondo ci sono gli zombie, quindi è realistico che ci siano gli zombie. È realistico che la gente... intervenga o risponda agli zombie in base a quello che viene fatto in Sine Requie. Perché immagino che se uno zombie compare oggi nel nostro mondo ci comporteremmo in maniera un po' diversa rispetto al realismo dei film. Nei film è realistico in quel senso. Io comunque, col cavolo che prendo una mazza da baseball e vado in giro, piglio la macchina e scappo. Quello è realismo. Vabbè, diciamo per come siamo... cioè, il problema è che i media ci hanno influenzato un po' troppo. Io al giorno d'oggi, se dovessi incontrare un zombie che si sia trasformato per via perché ha mangiato troppi sali da bagno o per via una maledizione voodoo, siamo abbastanza, diciamo, addestrati al momento. Una cosa però vorrevo dire da un po', il signor Supreme Nerd fa una domanda interessante, a parte discosta leggermente, ma... rientro in topic subito dopo. Avete mai giocato a Famla Ultima? E nel caso, comunque, la seconda parte della domanda è la creazione del mondo condivisa al tavolo, propedeutica alla campagna da giocare. Esempio, perché ho preso questa domanda? Grazie sempre al signor Supreme Nerd per la domanda. Proprio perché, esempio, ne stavamo parlando in chat, Dungeon World, non solo Famla Ultima, rende, cioè proprio è all'interno del manuale la creazione del mondo, addirittura la creazione delle fondamenta base che siano, esempio, la magia. Se tutti i giocatori al tavolo, mi permetto di rispondere prima poi lascio la parola a voi, se tutti i giocatori al tavolo pensano che la magia sia solo runica, allora il mago del gruppo, la sua magia è runica. Qualsiasi altra magia non esiste, a meno che non sia già concordato dai giocatori, come anche la creazione del mondo. Se ci sono determinate leggi, se ci sono determinate regioni e quant'altro, è una creazione al tavolo. C'è lì il master, perdonate il francesismo, che mi lascia un po' andare, non ha bisogno di scervellarsi tantissimo, perché lì ci saranno delle domande già prefatte che sul manuale di Dungeon World, io non smetterò mai di battere su questa cosa, che andremo live con Dungeon World prima o poi, mese prossimo, che richiedono proprio che i giocatori rispondano al tavolo, infatti probabilmente la sessione sera si potrà anche farla live, e si crea il mondo. Voi su questo che ne pensate? Lascio la parola a voi. Beh, allora, prendo rispondo per primo. Vai. Per me, sempre detto, più menti solitamente è meglio. Perché vengono fuori idee che magari a te non sarebbero mai palesate. Banalmente lo vedete chi fa master da più tempo. Quante volte i giocatori vi hanno stupito venendosene fuori con robe che voi non ci avete neanche pensato. Cioè soluzioni che non avevate neanche immaginato nelle vostre più fulgide fantasie. Quindi sicuramente ha una certa utilità, secondo me. Quindi sono d'accordo. Anzi, cioè, paradossalmente è quasi un bene che dopo che tu hai fatto il tuo world building, tu abbia settato tutto, tutta la tua storia, abbia trovato tutte le persone, ti sia già fatto tutto un viaggio su come dovrebbe essere. In realtà io trovo molto piacevole che un giocatore sia talmente tanto dentro la materia, la storia che gli stai proponendo, da riuscire a darti una ramificazione che non ci avevi pensato e che tu sia costretto a fare, diciamo, improvvisazione, che alla fine è una sorta di world building istantaneo. Cioè, a me come master, per quanto non possa citare decine di anni di esperienza, io amo quando mi costringono a improvvisare perché in realtà secondo me è anche un po' quello che è il ruolo del narratore e quindi questo, non mi ricordo esattamente what's the point, but sono assolutamente pro i giocatori che buggano la storia, ecco. Prego, signor Pauz, cosa ne pensa?
Sì, anche a me è capitato di dover riadattare il mondo in base alle proposte dei giocatori, ma mi è andata bene, cioè non ero contrario a questa cosa, sono abbastanza elastico a prendere gli spunti dagli altri. Per esempio, c'era questo mio cugino che gli piaceva Dylan Dog, allora voleva fare il personaggio con la pistola in un'ambientazione fantasy. Gli ho detto, vabbè, dai, hai la pistola steampunk, mettiamo un po' di steampunk nell'ambientazione. Quindi ho stravolto un po' e però si è divertito alla fine. Ci sta, ci sta. No, effettivamente io adoro tantissimo questa tipologia proprio perché, ripeto, io sono un fan accanito come Signor Cenere cerca di portare persone su Sinere, io cerco di portare persone alla legge di Dungeon World, che è fantastico secondo me. Credo che comunque la generazione dell'ambientazione stessa le fondamenta nel party con delle domande, eccetera. Rendi non solo più fruibile da parte dei giocatori, ma quante volte spesso è capitato che, vi parlo dal mio lato anche da master che spesso va in live, quante volte è capitato che comunque i giocatori non avessero completamente idea di dove si vivesse, indipendentemente se abbiano letto l'ambientazione, ma più che altro per una questione che non avvertono che l'ambientazione sia parte di loro stessi. Se invece la creano insieme a voi, quello è molto più semplice. Cioè, riescono a immedesimarsi meglio. Anche per esempio, spunti di narrativi. Ad esempio, mi ricordo una volta faccio questa piccola parentesi. Ho fatto una one shot in Dungeon World, che si presta benissimo anche per quello. Un giocatore mi chiese: Master, è possibile secondo te fare questa cosa in questa città? Cioè, esiste questo evento, una festa patronale in questa città? Allora, se io mi metto mano a manuale, indipendentemente da quello, comunque dice tutti gli spunti sono fattibili perché l'ambientazione la creano i giocatori stessi, non solo il master. Il master diciamo, la gestisce sotto certi aspetti. Almeno, ripeto, questa è la mia parentesi, poi comunque No, se vogliamo ma andare sono avanti. assolutamente d'accordo. Sinceramente le partite come giocatore che ho, che mi sono piaciute di più sono quelle dove effettivamente, cioè, c'era già una storia che era comunque già completa, ma poi prima di iniziare, ovviamente si parla di partite lunghe perché nelle one shot o partite brevi è un po' improbabile, però nelle partite lunghe in cui il master, di turno ha chiesto tanto di quello che i giocatori volessero vedere, ha chiesto tanto rispetto ai background che erano stati forniti, e poi quando effettivamente un giocatore rivede una dinamica che ha chiesto o un personaggio del suo background portato in scena, lì si piglia davvero tanto bene. Quindi, cioè, sia in realtà bisogna forse fare un po' la differenza tra quelli che sono elementi narrativi e poi elementi anche del mondo. Però, cioè, vale, ovviamente è più facile con gli elementi narrativi, perché se tu dici io sono nato lì e lì conosco Tizio, è più facile creare un PG, cioè scusate, un PNG, piuttosto che creare un'intera città, creare un'intera regione. Però di fatto, secondo me, è tanto più di successo un'ambientazione quanto più i giocatori la sentono propria. Cioè, ovviamente il giocatore non può scrivere oltre un certo. Cioè, non può legare gli elementi, però li può proporre e vedere un proprio elemento in una partita raccontata a lui stesso, cioè, secondo me, è un premio che vale molto, molto più forse che impegnarsi tantissimo in dare migliaia di dettagli. Qualche volta basta dare quel, chiamiamolo, contentino, e comunque già nella testa del giocatore, visto che quell'elemento se l'ha immaginato. È già, cioè, la storia è già ricchissima, senza bisogno che poi tu ti inventi chissà quante cose. Quindi in realtà è un trucchetto semplice perché basta davvero ascoltare le altre persone al tavolo, ma che dà tanto valore alla giocata. Assolutamente vero, Beh, d'accordo. è proprio quella, cioè quella condivisione che poi funziona anche al contrario, perché funziona anche quando il giocatore crea un background e il master interviene dandogli spunti. È
è proprio quella cosa che il master gioca insieme ai player, cioè loro partecipano al mondo, si sentono veramente trasportati in questo mondo perché vedono degli elementi che hanno pensato loro, e allo stesso tempo il master è più coinvolto anche con i personaggi dei giocatori, perché anche lui ha dato qualcosa a loro da inserire nei background, nelle storie. Quindi secondo me è un rapporto che alla fine vince sempre quando c'è partecipazione, quindi ci sta. Ma direi comunque di passare al signor Pauz, se comunque vuole esprimere la sua opinione al riguardo. Signor Pauz. Scusate, ci sono le campane. Ah, ok. Campane. Okay. Ma sto campanaro, scusi. Ma chiedo un momento di pausa per chiedere al signor Pauz quando ha preso la casa che si è in affitto, perché lei come ha fatto a non accorgersi che c'era il campanario? Era in malattia il campanaro. Vabbè, facciamo una cosa, sorvoliamo per favore il muto che ne sento da qui, e passiamo alla domanda successiva. Nel frattempo, se la chat ha delle domande, le faccia pure, non ci sono problemi. La cosa che John Ward fa riscuola, poi veramente le cose fighe. Sì, vabbè, nel caso comunque io leggo pure se vogliamo andare avanti con le domande, ma nel senso del tipo... Dimmi tu. No, domande dico, le domande della chat o le domande che mi... Le domande nostre, che nel caso fra una domanda e un'altra, io vorrei fare anche un altro piccolo spot pubblicitario. Tra 10 minuti. Va bene. Come preferisci, comunque vi recuperiamo sicuramente al prossimo punto. Ecco. Assolutamente. Non preoccupatevi. Assolutamente. Allora, il prossimo punto era quanto un mondo può comunicare ai giocatori delle informazioni che non sono, come dire, palesi. Nel senso, quanto può il mondo andare a incidere sul mood o su quelle che sono le intuizioni su una determinata cosa, quanto si può guidare un gruppo banalmente creando un mondo in un certo modo. È ovvio che se crei un buco che va dritto li stai incanalando, quindi questa è una risposta un po' banale, però il discorso è quanto il paesaggio, quanto una descrizione può subdolamente, se possiamo dire, portare i giocatori a fare quello esattamente che ti aspettavi, che poi può essere il tuo obiettivo o meno rispetto ai discorsi che facevamo prima, però può essere sicuramente uno strumento importante per un master, per un creatore di mondi. Non so, forse la domanda era effettivamente lunga. Facciamo un riassunto, lasciamo che qui... No, non ho capito la domanda, professore, mi giustifico. Beh, facciamo un sunto che per gli altri. Okay. Cioè, il sunto è, voi come utilizzate la storia o i dettagli per andare a dire ai giocatori cosa fare senza dirgli cosa fare direttamente? Non so, vi faccio un esempio facilissimo. Cioè, siete in un bel boschetto, seguendo questa bella strada illuminata dal sole, poi a un certo punto arrivi a un bivio e da una parte tira un vento freddo di morte con strane urla di fantasmi, gli alberi sono tutti rinsecchiti e si va giù scoscesi per il crinale dove c'è una nebbia inquietante, dall'altra parte continua il sentiero. Tu cosa fai, a meno che tu non sia un piantagrafo? Ovviamente è un esempio stupido, cioè non capita mai perché è palese qui la scelta, però facendo questo tipo di descrizione tu stai in qualche modo portando i giocatori a fare una scelta, un'intuizione che tu non gli stai imponendo, però in qualche modo con la tua descrizione gli hai detto già un po' da dove andare. Io volevo chiedervi quanto è importante, se per voi, avere questi trucchetti che appunto sono un pochino più fini, quindi quel dettaglio che poi se uno lo nota con una prova di percezione lo dice agli altri, ah però allora facciamo un'altra roba. Ecco, quanto le sfruttate voi questo tipo di dinamiche? Spero sia più chiara, è durata quanto l'altra, me ne rendo conto. Forse di più addirittura. Scusate. Signor Pauz, vada. Ci sono le campane? Dunque... Ok. No.
Ah, non suonano. Allora, da parte mia ho notato questo trucco, l'ho scoperto anch'io un po' di tempo fa. Ho visto che loro, comunque, i miei giocatori, quando sentono una bella descrizione, mi fanno più domande su quella descrizione, su quello che vedono, quello che non vedono. Allora li faccio tirare, sempre così almeno do risalto alle abilità che hanno, conoscenze, percezione, quant'altro. E poi diciamo che spesso mi capita di dover inventare qualcosa perché la descrizione mi tradisce e attiro la loro attenzione dove non dovrei. E allora capita spesso di doversi inventare le cose al volo. Quella è una doppio taglio, sì. Quella è una cattiveria, quando i giocatori fanno dei tiri bassi e tu inizi a descriverli in maniera molto molto dettagliata tutto ciò che vedono. È una cattiveria psicologica. Letteralmente. È un'arma letale. Sì, lì in realtà dipende, perché se una cosa tu gliela vuoi dire comunque, cioè a quel punto devi essere un po' sgamato e non far fare la prova ma dirglielo e basta. Però sì, anche sì. Io più volte sono rimasto fregato con queste cose. Faccio una prova, tipo sono in quattro, è una prova banalissima, una la passerà, e poi però ci sono quella volta su 100 che tac, è ok, e quindi io adesso cosa dico? Quindi lì più che world building è proprio come pensi la narrazione. E in modo da, cioè devi un po' distinguere, poi non vorrei finire fuori topic, però devi un po' distinguere quelle che sono prove che creano un po' di randomicità e che ci stanno, su cui hai più output possibili, ma se tu sai che c'è un output solo non fai la prova, perché rischi solo di metterti appunto nella merda da solo, ecco. Mi veniva un termine non scurrile. Mi è piaciuta quella sbiascicata, quella E lunga. Qualcos'altro. Ci sta. Bene, bene. Direi... È la mia volta? È la mia volta, poi passiamo alle domande. Se la chat vuole pure iniziare a fare qualche domanda, no, io dopo ve la leggo. Per quanto riguarda... Io sono molto d'accordo comunque con voi, soprattutto con il signor James. Credo che bisogna... Allora, io sono del concetto che non bisogna tirare troppo la corda. Nel senso, mi è capitato, ahimè, giocatori che... Allora, se si rischia di essere un po' troppo sul misterioso, devi stuzzicare l'istinto di avventura quasi primordiale delle persone, però non devi andarci sul pesante, perché poi alle persone a lungo andare può scocciare. Diciamo che comunque noi da master, perché qui siamo tutti master, ricordiamo la chat, devi un po' fare un po' il gioco del bastone e la carota, no? Altrimenti tu da master non ti diverti, ma d'altra parte non fai divertire i giocatori, quindi devi cercare una sorta di via di mezzo nel rendere il tutto misterioso, ma anche dargli qualche cosina anche di semplice. Io ho avuto ho giocato anche con master, purtroppo non ho avuto tutte queste belle esperienze con gli altri master, purtroppo capita, che erano molto sul misterioso. Cioè, io capisco che comunque tu voglia sviluppare una sorta di trama molto nebbiosa sul davanti agli occhi dei giocatori, ma deve esserci anche un certo passepartout da qualche parte. Devi rendere anche un po' forfettare alcune cose, altrimenti i giocatori se la segnano qui e amen, cioè non vanno avanti. No, alle volte si perdono pure, quindi... No, ma questo infatti poi, cioè, lo generalizzerei come con il paradosso delle partite investigative. C'è il rischio altissimo che poi, se i giocatori non riescono a fendere il muro di nebbia, e lì è colpa del master, perché è lui che districa la narrazione, quindi se li mette davanti a un muro sta sbagliando anche lui, quantomeno. Quindi il discorso è quello, non può essere qualcosa di troppo inaccessibile, deve esserci qualche ingresso. È ovvio che nella realtà un super cattivo magari avrebbe fatto un piano davvero impensabile, però se diventa impensabile per i giocatori, alla fine la priorità è sempre comunque la storia. Quindi
deve essere challenging, però devi riuscire a inserirli. E non devono essere delle spie statunitensi o della CIA per riuscire a capire che cosa tu voglia dirgli, ecco. Comprendo appieno, purtroppo, infatti su questo cerco sempre comunque, per chi avesse visto anche la live, di aiutare i giocatori. E allora io penso sempre che i giocatori l'ambientazione e le altre sessioni se le ricordino sempre. Come sto leggendo in chat, non molti tutti un po' hanno lo stesso problema, che i giocatori alle volte sono un po' smemorini, ok? Citando Hunter's Soul, sono strani, molto lunga come parola, però per esempio, se posso estrapolare una domanda dalla chat, da quello che sto leggendo, alle volte se si incontra un po' quel muro incredibile di, non saprei come definirlo in maniera meno problematica, di negligenza, ok, da parte dei giocatori, no? Di quasi essere incomprensione, essere un po' smemorini, eccetera. Come voi, Master, vi trovate? Insomma, come reagite? Ad esempio, c'è stato, non so chi sarà, fra Supreme Nerd o Hunter Soul, che salutiamo entrambi, un giocatore che ha tipo lasciato cadere lo scudo, quindi abbassando la sua classe armatura. Ora non so il motivo di quanta furbizia, però vi è mai capitato comunque di trovare giocatori che, per quanto azioni siano strane, si erano effettivamente un po' troppo sbagliate dal vostro lato? Con calma, una alla volta. Ah sì, non volevo parlare sempre io. Signor Pazzo, ci sono le campane, prego. No, vai, no, sono finite. Tra l'altro abbiamo 4 minuti, signor Pazzo, risponda. Allora, azioni troppo strane? Era la domanda. Azioni troppo strane che però li mettono nei guai. O comunque proprio loro stessi che fanno scemenze, per non dire altro, che li mettono nei guai. Beh sì, cioè ci sono dei giocatori che ho avuto che rubavano, saccheggiavano e spaccavano tutto ovunque andassero. Mm-hmm. E hanno un po' rovinato la trama, allora cioè, ho invertito la cosa, ho sviluppato la trama attorno alla loro voglia di spaccare le cose. E di rubare e spaccare, li ho messi nella gita dei ladri a fare le rapine e altre cose che non posso dire su Twitch, vabbè. Ok, grazie. Fanno una morte inarrestabile, incontrano oggetti inamovibili. Ovibile. Oh, ok. Prego, James. Bella. Ma a me è capitato fortunatamente in una sola occasione. Mm-hmm. Tra l'altro gli era anche stato mostrato più volte ai giocatori che c'era questo personaggio, un NPC, stava facendo un incantesimo importante che si sarebbe prolungato per tutta la campagna per il mantenimento di una barriera magica. Loro semplicemente dovevano risolvere il problema che c'era all'interno della barriera magica. Tanto che il druido del party probabilmente non ha compreso molto bene questa cosa e una delle ultime giocate si è presentato da questo NPC chiedendogli di intervenire in prima persona perché un po' di casini era anche stati colpa sua. Io gli ho detto, stai attento, perché se tu disturbi questa persona, io li faccio... A fine giocata gli ho detto, ti sei trattenuto, perché se tu gli facevi qualcosa, probabilmente gli avrei fatto tirare su Costituzione per mantenere l'incantesimo. E facevi danni. I tiri di concentrazione. Ma non mi ricordavo sta cosa. E gli altri giocatori gli ho detto, ma è tutta la campagna che c'è in ballo sta cosa. Come fai a non ricordare? Non prendo appunti. Prendi appunti. È importante. Lasciamo perdere chi mi dice, ah, ma chi è sto personaggio? Io, esatto. Ma cos'è che sta facendo? E te lì avresti voglia veramente di seppellirlo. No, sì, vale anche per me. Purtroppo è capitato anche a me. Il problema è che, cioè, nel senso, quando sono mancanze piccole, tipo come si chiamava quel nome lì, e vabbè, è un taverniere che hai beccato 16 sessioni prima e che ti ha solo versato da bere e ti ha detto come si chiamava,
non dico sti cazzi, però siamo kind of. Ma magari era il cattivo, magari è il cattivo principale, vabbè, della storia che ho voluto vedere i personaggi. Zanzanza! Mega twist! Però no, è vero, ogni tanto purtroppo capita, però lì, nel senso, io cerco di prenderla sportivamente anche se non sono per niente bravo a farlo, cioè io ci rimango piuttosto male quando noto che manca un tassello, però ci rimango più male per il fatto che non l'ho potuto passare bene come concetto. Mm. Nel senso, tendenzialmente non ci sono persone completamente disinteressate al tavolo, perché vorrebbe dire che stanno proprio buttando via il loro tempo, nel senso che qualche suicida del tipo ci sarà anche, però tendenzialmente è gente che vuole giocare. Quindi, cioè, poi quando succedono queste cose io cerco di prendermi la colpa per quanto rosichi, però ci sono stati casi in cui in realtà mi hanno costretto a un esercizio di world building, come dicevo prima, ovvero di improvvisazione, perché hanno fatto delle cappelle così grosse che nonostante io abbia capito che loro non si ricordavano quella roba, l'ho modificata per arrivare a un compromesso, perché, beh, questo poi, non so, prima o poi forse lo scoprirete, io sono una persona come master che ha difficoltà ad ammazzare i player, o meglio i PG, no, i player forse non avrei difficoltà, i PG faccio molta fatica. Sono più affezionata alla loro controparte non reale. Ovviamente sto scherzando, ma... no, però appunto, quindi per non lasciare qualcuno giù dal treno della storia, banalmente per dirgli guarda, tu da adesso ascolti e basta perché purtroppo il tuo PG è morto, io cerco sempre un po' di tirare quell'elastico di cui parlavi prima anche tu, della coerenza, per cercare in una maniera rocambolesca di tornare in una situazione accettabile. Non sempre fattibile. Ci sono state volte che ho fatto errori anche molto gravi come master cercando di salvare situazioni del genere, e ci sono state altre volte invece in cui sono arrivate delle soluzioni incredibili e appunto si è aperto un ramo narrativo completamente nuovo che è stato soddisfacente, forse a volte anche più di quello che avevo progettato. Purtroppo lì è molto un terno al lotto, e la cosa migliore da fare sinceramente è non farsi troppo, cioè più che altro bloccare i giocatori se stanno facendo una cagata, piuttosto che lasciargli il libero arbitrio di rovinare la partita. Alla fine noi si è arbitri in quanto master. A volte, se non vi viene in mente nulla di davvero intelligente per fare un compromesso che faccia contenti tutti, gli fai no, questa cosa rovina il gioco. Cioè, è un po' come dire, se un giocatore inizia la partita e dice ok, io mi metto la spada nel collo e muoio, tu gli puoi anche dire guarda, secondo me stai un po' a rovinare la partita a tutti, quindi non lo fai. Poi se deve venire un bisticcio, ok, però vuol dire che non ci sono persone intelligenti al tavolo, ecco. Però in tutti gli altri casi, secondo me ci sta anche poter dire fermati, perché sta cosa ci sta davvero mettendo a rischio come storia. Sì. Ma guarda, una cosa che puoi un po' insegnare ai giocatori, e anche io come giocatore un po' la impari man mano che vai avanti nella storia. Gli errori si fanno, li fanno tutti. Magari all'inizio preferisci non farglieli pagare così tanto, però ovviamente andando avanti dici ok, io ve l'ho fatta passare diverse volte, però devo sempre avanzare su quella sottile linea rossa, che da una parte vi rendo troppo facile la vita, dall'altra parte vi ammazzo brutalmente, devo rimanere nel mezzo, dovete percepire il pericolo, dovete percepire che l'errore si paga. Non posso aiutarvi sempre, quindi affrontate le vostre responsabilità, però anch'io tutto sommato sono più dalla parte voglio aiutare i giocatori, perché alla fine la storia magari la fai te da master, ma la vivono loro, quindi sì, ma poi è anche giusto che tu sia spettatore di loro, protagonisti, quindi ovviamente c'è una mano a dire dai. Poi sono d'accordo con te, qualcuno di loro farei più male fisico che male psicologico, quindi magari il tengo in vita il personaggio, ma vorrei averlo tra le mani, il giocatore. Diciamo che comunque è sempre complicato. Cioè, sì. Punire, tra virgolette, io sono molto per ogni effetto, cioè ogni causa un effetto. Non in maniera brutale, è normale, però...
ripeto, io cerco di distinguere sempre se siamo al tavolo con ragazzi che hanno preso il manuale in mano ieri, allora là diciamo che si cerca un po' di venire incontro, ci si ferma il gioco, ci si spiega un off game, guardate ragazzi, questa cosa comunque può dare questo risvolto, siamo comunque un'ambientazione così, è fatta così, cerchiamo comunque di venirci incontro, anche perché comunque leggevo anche il chat, cioè ci sono player distruttivi, se, citando anche il signor Pouts, che non gliene frega assolutamente nulla, in quel caso per loro non è D&D e GTA, cioè mancano soltanto gli RPG, per dirti. Però comunque su questo è sempre molto spinoso come argomento. Ma se vogliamo passare diciamo, alla domanda successiva... Esatto, perché stiamo lievemente uscendo dal topic, stiamo sfiorando. Un po' più sulla gestione delle partite che sul world building. Mm-hmm. E, no, niente, appunto. In realtà io avevo segnato solo un'altra cosa che vorrei un attimo chiedervi, giusto per proporre, per parlare, però non so se vogliamo prima magari rispondere a qualche domanda, giusto per non lasciare troppo la chat indietro. Tutto no, la chat al momento non leggo domande, nel caso comunque vogliano comunque fare domande, chiedete pure, ragazzi, io me le segno e poi le facciamo tra una domanda e un'altra. Va bene? Va bene. Allora, l'ultimo punto che avevo pensato, poi immagino che ci sarà il baratro del pourparler, era che una cosa che è uscita un po' all'inizio, di cui parlava Pouts, ovvero la paura di prendere l'opera di un altro e di non sentirsi all'altezza, o quantomeno di non conoscerla abbastanza da crearne una, diciamo, una propria versione che abbia senso. Cioè, quindi proprio di prendere un mondo già creato, però di non esserci così tanto dentro da riuscire a muoverlo, perché citando quello che ormai è stato citato decine di volte, Tolkien, tutti conosciamo un po' le regole del mondo di Tolkien, perché è un bestseller, è un'opera ormai che è entrata nell'immaginario di tutti. Per molte altre storie, per molti altri mondi, questa cosa non vale, quindi effettivamente puoi dire ok, vorrei fare questa roba, però io non ne capisco abbastanza questo mondo, potrebbe essere un blocco. Quindi, fatto questo preambolo, la domanda è: voi quanto buildate su opere altrui? Vi è capitato di prendere un mondo già preconfezionato e di metterci la vostra parte, o siete per l'out-out, o faccio tutto io o fa tutto qualcun altro e non mischio le due cose? Io mi sfrego le mani, do precedenza agli altri. Allora, io la mia risposta sarà abbastanza breve, nel senso che partire totalmente da zero, almeno per mia opinione, non si può fa, non si può, non esiste. Nessuno è mai partito da zero, neanche i primi sono partiti da zero. C'è sempre stato qualcosa che gli ha dato spunto, e spesso è la realtà dei fatti, la storia, le civiltà passate, le battaglie passate, gli eroi passati, è un qualcosa di reale, tangibile, che tante volte viene recuperato, rimescolato e reinterpretato, quindi anche quello lì non è il partire da zero, ma è comunque ispirarsi a qualcosa o qualcuno. Dal mio punto di vista è una cosa che si può fare, e anzi, che preferisco fare. Non tanto magari prendere un'opera, ma anche un richiamo storico e poi ricamarci sopra. Prego, signor Pouts, lascia lei la parola. In effetti anch'io sono più o meno dello stesso parere. Cioè, se fosse la storia vera, cioè, sarebbe un po' più facile modificarla e renderla fantasy. Invece rendere una cosa fantasy già fatta e metterci dentro altre cose fantasy mi sembra un po' di stravolgerla. Non so se mi spiego. Comprendo. Va bene, allora... Posso? Sander che si sfrega le mani, faccio. Vado. Allora, per quanto mi riguarda, io prendo in esame anche l'affermazione di James, non si può partire da zero, perché alla base
seppur non sai nulla, c'è sempre Lord of the Rings. Sempre, che comunque è il fantasy classico, stiamo parlando. Per quanto mi riguarda, per chi ha seguito la live, io prendo molto ispirazione da quello che mi circonda, anche comunque delle mie passioni, che siano comunque l'epic metal, il metal in generale, e anche comunque i vari scritti storici in generale, essendo anche appassionato comunque di vari, diciamo, geste videoludiche, tra cui Crusader Kings, Europa Universalis 4, che vi consiglio sempre di andare a guardare. Una cosa spesso che faccio, io mi lascio molto trasportare dalle emozioni che mi regalano alcune canzoni, tant'è che comunque non prendo pari pari ispirazione, cioè non è che è un copia e incolla, ma comunque le assimilo e le rielaboro comunque sotto un certo concetto di come si potrebbe strutturare una mini avventura, una one shot e quant'altro. Io sono molto per i concetti, quindi io quando sento una canzone sto sempre con le cuffie nelle orecchie, per quanto io sia pelato, e ascolto comunque, cerco di assorbire sempre di più, ripeto, per quanto riguarda il genere metal, epic metal, comunque lascia molto a livello fantasy storico e di fantasy molta ispirazione, che ti lascia proprio delle informazioni, certamente poi vanno rielaborate per come la vedo io, però abbiamo molte fonti di ispirazione. Anche per esempio guardare un film, a caso, no? Non me ne viene in mente uno, e esempio, il film di Dungeons and Dragons, per favore non l'ho andato a vedere, è bruttissimo, quello vecchio, però già rielaborarlo, quello all'epoca era un fantasy classico, però già rielaborare una cosa del genere non sarebbe male, con altri sistemi, va bene. Per dare realismo a quel film, se moriva un personaggio, doveva tornare un altro personaggio, però interpretato dallo stesso attore, così simulava praticamente il giocatore al tavolo che si creava un altro per personaggio. Per me il film di D&D è The Gamers, ragazzi. Quello è il film di D&D. Quello è il film di D&D. Poi si vedrà, cioè io spero che un giorno continueranno, chi lo sa, si sono fermati. Però per me il film di Dungeons and Dragons è The Gamers, che vi consiglio di andarvi a rivedere in chat, è fantastico. Ecco, Rhapsody of Fire, bravissimo, io adoro Rhapsody of Fire, li sento da quando ero bambino, ragazzino in realtà, però c'erano delle domande, se non sbaglio, in chat, ve ne sparo qualcuna. Prima appunto volevo accennare una cosa che hai detto te, effettivamente come Tolkien lui è il primo, quindi ovviamente quando si va a analizzare qualcosa di fantasy, per forza di cose da lui ci si ispira, tutto sommato anche lui si è ispirato a qualcuno. La più famosa è la carica dei Rohirrim, quando tendono per liberare l'assedio di Minas Tirith. E lì l'ispirazione è palese durante, diciamo, l'assedio di Vienna, quando gli ussari polacchi, alla guida di altri cavalieri del Sacro Romano Impero, discesero dalle colline attorno a Vienna contro l'esercito ottomano. La più grande carica di cavalleria della storia. E visto che hai tirato fuori gli ussari, io vi dico, se sentite anche i Sabaton che ne parlano. Esatto, vabbè, questo collegamento è palese, però per quanto ma vado a collegarmi per dire, per quanto la storia reale certe volte vada oltre il realismo di una campagna fantasy. Prego, Bazzo. Prego. Io? Pensavo che volessi dire qualcosa. Okay. Sì. Volevo aggiungere una postilla. Cioè, che una cosa che penso io, che secondo me, dato che tutto è già stato scritto e tutto è già successo, non è impossibile essere completamente originali, quindi tanto vale prendere ispirazione, perché so che molta gente, tipo anche io, dice no, io voglio fare una cosa originale, e alla fine mi propone delle cose che però sono già viste. No, ma sono d'accordo. Ma infatti io sulla mia stessa domanda vorrei rispondere questo, ovvero che anche se non fate un brew minima, nel senso prendete un'ambientazione proprio confezionata, la verità è che comunque quando la giocherete sarà comunque una versione vostra, almeno secondo me. Quindi in realtà, cioè, il discorso, ed è un po' in antitesi rispetto a quello che
dicevi un po' all'inizio, Pauz, ovvero la paura di sbagliare. Nel momento in cui la stai runnando tu, cioè quello è comunque il tuo mondo, poi tu stai accettando un tot di elementi, quindi secondo me in realtà ci sta, anche se è rischioso ovviamente, perché più il mondo è complesso e più elementi hai accettato, più devi averli capiti, perché sennò poi comunque le... si chiama, cioè le cose vengono al i nodi vengono al pettine, quindi devi averlo capito. Però secondo me nel momento in cui tu runni un mondo è comunque la tua versione, cioè quell'elemento che ha colpito te, non so, quella determinata bestia, quel determinato tempio, divinità, città, sottorazza, ha colpito te, ma magari un altro è stato colpito da qualcos'altro, quindi tu lavorerai per mostrare quella cosa ai giocatori, l'altro per l'altra. Quindi secondo me in realtà ci sta a integrare, ci sta a integrare cose. Io spesso lo faccio nelle mie partite, ricordo, io gioco a Cinerequ e dovrete anche voi giocarci prima o poi, però lì il punto forte di Cinerequ è io che ho partecipato. È vero, stiamo vero. Spammando giochi di... Lì l'ambientazione in realtà è estremamente ricca, anche se ci sono tanti buchi su cui si può effettivamente ricamare, come un po' riferendomi a quello che diceva prima James, però lì io lo faccio comunque a cuor leggero, nonostante si parli addirittura in alcuni casi di figure che sono più o meno storiche, proprio perché poi comunque quel mondo, l'importante è che io nella mia testa abbia capito come, cioè che non stia mettendo lì elementi senza averli capiti, senza averli integrati. Però, cioè, per me poi puoi davvero raccontare quello che vuoi, cioè, non bisogna avere paura dell'autorità dell'autore, anche se è un po' un gioco di parole, perché comunque lì al tavolo ci sei tu a fare l'arbitro. Bene. State parlando, non vi sento più. No, Mi sono frizzato un attimo, scusate, perché ho letto una roba in chat che volevo commentare, però... Esatto, perché sì, abbiamo... Sì, sì, lo scritto di Supreme Nerd, immagino. Io credo ambientazione Homebrew... Aspettate. Perché ho paura dei giocatori che mi dicano sì, ma Lord November in realtà quel personaggio non lo conosce, o in quell'altra città e quant'altro. Che Damasio sinceramente mi deve stare psicologicamente. Guarda. No, ma noi dobbiamo guardare la chat perché dobbiamo rispondere alle domande, signori Anaberius. Allora, su questo io ti do ragione. Su questo ti do ragione. Infatti, è anche perché comunque in taverna, che vi ricordo sempre di passare, momento spoiler, cioè momento pubblicità, il Linktree potete passare sull'Instagram, YouTube, sul Discord, dove comunque facciamo varie partite, sia videoludiche che artistiche e anche comunque di gioco di ruolo. Abbiamo provato anche a fare una one shot, di cui io ho masterato, di Warhammer 40.000, e stavo pensando anche di portarne sempre una off streaming di Warhammer Fantasy. Ora, io per quanto io sia un ossessionato di Warhammer 40.000, l'odio all'imperatore, ci voleva, chiedo scusa, è sempre difficile, perché troverai sempre, in generale, nella tua vita... qualcuno che ti dica ma questa cosa non è così, ma questa cosa non è così, come ti dico anche di Vampire la Masquerade. Io mastero Vampire la Masquerade di quinta edizione, cosa che porteremo in live sempre il mese prossimo, appena ci liberiamo un attimo. Ti dico che la lore stessa del gioco implica che ci sono determinate cose, ma ciò non toglie che però tu possa creare una tua ambientazione. Cioè, se ti viene il purista, perché io questi li definisco, il purista che ti dice ma questa cosa non va bene, ma Lord November questo... Rigatene. Ti dico, è la tua lore, lui si deve adattare alla tua lore. Anzi, se è una persona intelligente, ti deve dire: scusi master, visto che giochiamo su questa ambientazione, ma lei è la mastera, come vuole trattare questi argomenti? Mi fa un sunto della sua ambientazione, perché per quanto ci sia una lore profonda di Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, che secondo me nessuno la saprà mai a memoria, a meno che non sei impazzito, letteralmente, bisognerebbe sempre chiedere questo scambio. Qual è la tua lore di queste, qual è la tua interpretazione di questo manuale? Sempre. Sì, poi in realtà secondo me non è solo una cosa che deve fare il giocatore col master. Cioè, allora, secondo me la cosa è che bisogna accordarsi.
poi al tavolo c'è il master, è quello che pensa tutto il tempo a far sì che le cose tornino, che tutto sia coerente. Non dico che sia, non penso che sia importante solo la sua visione, per questo bisogna parlare prima di buttarsi dentro una partita, per capire se ci si trova, se si è d'accordo sulle cose, però l'importante alla fine è che o che sia il master che lo dice e dice questo per me funziona così, 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 o che siano i giocatori che lo chiedono, che siano i giocatori che lo propongono e il master decide, l'importante è che tutti sappiano dove si va a parare. Cioè che uno che conosce la lore non venga tratto in inganno perché c'è questa cosa che viene gestita in una maniera diversa e non lo sa. Poi, detto questo, il canon è solo una formula che sai che funziona. Cioè il fatto che sia stata messa sul libro vuol dire che l'hanno reputata completa e funzionante. Ma tu letteralmente puoi prendere Warhammer 40.000 e decidere che gli Space Marine cavalcano porci con le ali da Pegaso e funziona comunque tutto. Certo, è magari un pochino meno... I Pegaso ignoranti che purgano, io li voglio adesso! Però si può fare, cioè il discorso è basta mettersi d'accordo prima, cioè così nessuno rimane stupito o si sente escluso dalla cosa, cioè ci si mette d'accordo, però di per sé... Quasi tutti i manuali, e soprattutto i migliori, scrivono all'inizio, vabbè, prima di tutto, questo è un gioco, non rifatelo a casa, e la terza cosa che dicono è, queste regole, queste cose che diciamo, voi le dovete prendere per divertirvi. Quindi, cioè, usatele come base. E quindi, se uno ti dice, no, quel lord non lo conosce, guarda, per me sì. Se è un problema, mi spiace, no? Dobbiamo discuterne, però valuta che nell'ambientazione è così, se pensi che questo valga il partecipare o meno alla storia, il problema è un po' tuo, però, a un certo punto. Prego, signor Pauz. Scusa, poi volevo aggiungere che magari c'è molta gente che fa la gara a chi fa meglio, però non può mettersi in competizione con un'avventura... o un'ambientazione già scritta da 40 anni da tante persone insieme. Ah, ma infatti per questo è che secondo me l'ottimo sta nel mezzo, ovvero prendere cosa che è già stata fatta, anche come dicevano in chat, e come diceva anche James, è impossibile fare da zero, e ha senso prendere pezzi già collaudati, come stai dicendo tu. Però secondo me appunto l'ottimo è prendere questi pezzi e poi però metterci la tua firma. Cioè, come master, tu dici, ok, però io voglio mettere questa cosa, basta che lo dichiari, basta che tutti lo sappiano, e tu puoi tranquillamente prendere una roba fatta e finita e metterci solo quegli elementi che a te piacciono, quelle regole che a te piacciono, appunto, purché ci sia il patti chiari e amicizia lunga, che, insomma, vale per qualsiasi dinamica, non solo per questo. Sì. Prego. No, vai, James. Dopo volevo dire una cosa. Questa cosa qui si collega alla perfezione con quello che avevamo detto della partecipazione del giocatore nel world building e la partecipazione del master nella creazione dei personaggi coi giocatori. Se c'è quella comunicazione, penso che alla fine queste, che chiamo incomprensioni, vengano comunque appianate alla partenza della campagna. Quindi ovviamente, come dici te, all'inizio si fa una intro in cui il master dice, guarda, questa campagna si è sviluppata così, 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 così. E magari un giocatore dice, ah, però, secondo me, quella città lì, c'è quel lord o quella società di ladri, barra di bardi, quella scuola magica, e tu dici, vabbè, possiamo svilupparla così, la inseriamo nella città come da lore, così il giocatore è contento, nel senso, ha qualcosa che ha voluto mettere, partecipa alla creazione, il master ha qualcosa in più addirittura da poter giocare, quindi viene anche il nostro soccorso per dare un po' più di profondità, quindi sicuramente bisogna chiarirlo subito, esatto, per evitare poi di arrivare a metà campagna e avere il giocatore dice ah, ma qui non vanno così, no, l'ho detto subito. Assolutamente, volevo un attimo riprendere una cosa della chat che mi sta molto a cuore. Se non sbaglio, sempre Supreme Nerd ne stava parlando. Nella sessione 0 non si riesce a dire tutto. Io ti dico, nella sessione 0, che tu stia giocando a Dungeon World, quindi c'è il world building, ma questa è una cosa specifica per quanto riguarda tu dovessi mai masterare un qualcosa che ha un'ambientazione, non una lore, cioè, anzi, la lore,
in realtà è l'ambientazione diversa, ambientazione precisa, presa esempio sempre da Warhammer Fantasy, eccetera. Il consiglio che do sempre è sempre lo stesso. Raga, quando iniziate la sessione zero, chiedete, cioè è vero che non si può dire tutto, però deve esserci il disclaimer sempre posto. Cioè sarebbe, raga, noi giochiamo a Warhammer 40.000, a me non mi interessa che voi sapete tutte l'ambientazione a memoria, io gioco questa tipologia di ambientazione. Ti faccio un esempio, in Wrath and Glory, che è l'ultimo manuale uscito che potete trovare sulla Indie Games, fantastico, tra virgolette vi consiglio di andare a acquistarlo, ci sono anche delle avventure già prefatte, c'è proprio una sezione di storia, di introduzione, che vi dico, da appassionato di Warhammer 40.000, non c'entra nulla, non c'entra zero, è successo un patto che non c'entra niente, completamente, e io l'accetto questa cosa, ma proprio da master, a me fa anche piacere giocare un qualcosa un po' che esce un po' dei canoni, però il concetto base è, volete giocare Warhammer 40.000? Ok, vi spiego io l'ambientazione che voglio giocare, ma sempre, comunque, come Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, c'è chi addirittura Warhammer Fantasy lo gioca con gli oggetti magici a random, per dirti, io ho visto gente, cose assurde per i puristi, io ho visto gente di parti di Warhammer 40.000 in cui c'era uno Space Marine, un Inquisitore, un Orco e un Aldari. Cosa che non esiste, assolutamente. Però, ai fini dell'ambientazione, se giustificati comunque anche dal master, va benissimo, raga. Voi dovete giocare per divertirvi. E questo è il concetto. E anche inoltre, il master si deve divertire, prego. Inoltre, poi, il master, se fa delle innovazioni, mette qualsiasi cosa, lui se le ricorda. Cioè, è letteralmente il capitolo che ha scritto lui in questa storia. Quindi, cioè, se lo ricorda, quindi il master non ha problemi poi a... Cioè, tu puoi dirlo all'inizio, anche rapidamente, puoi anche creare una piccola lista, se non hai riscritto 3 libri su 4, ecco, dell'avventura. Cioè, puoi mettere comunque qualcosa, tanto poi quello che è il tuo materiale, tu te lo ricordi. E come dicevamo prima, un po' con l'ambiente, un po' con le descrizioni, un po' anche dicendolo direttamente, raga, state per incontrare il tizio, vi ricordo che per noi quel tizio lì non è mai morto, oppure c'ha le corna da gnu, e ricordatevelo, nel senso, è una roba che hai scritto tu te lo ricordi, e quindi comunque puoi trovare un modo, o indiretto o diretto, per ricordarlo nel momento in cui ti ci avvicini. E poi, nel senso, anche se il personaggio poi se ne dimenticasse, tu ti sei dimenticato di raccontarglielo, e poi lui arriva lì davanti e, non so, gli fa una battutaccia sugli gnu, se esistono battute del tipo, e tu in quel momento dici, ah cacchio, però lo puoi fermare, gli dici, ti ricordo che il tizio in realtà è mezzo gnu, se sei sicuro la facciamo lo stesso, però magari ti mancava questa informazione, e lì in un secondo hai risolto tutto, non stai mandando a signore la campagna, stai comunque lasciando la possibilità di scelta al tuo giocatore, e gli hai dato tutte le informazioni che sono necessarie, che non dico che è il tuo lavoro, però è il tuo ruolo al tavolo, ecco, dare le informazioni perché la gente possa fare scelte. Perfetto, perfetto. Bene, se non ci sono altre domande, possiamo andare in dirittura di chiusura. Mm-hmm. Sì, ah, signore. Signor Cenere. Che è sempre per usare gli slur, siamo sempre gli slang, sai, eh? Cerchiamo sempre di evitare il ban, che sei stato più offensivo così che altro, per nel caso chiedo scusa e mi dissocio da quello che ho detto, non mi veniva un'altra formula. No, ci sta questa classe, lei che al bacio adoro tantissimo. Volevo magari, prima di chiudere, lasciare ai nostri ospiti uno spazio bianco, certo. Se lo desiderano, non è necessario. Magari, visto che comunque abbiamo presentato entrambi in due campi diversi, ovvero quelle che sono mappe e supporti grafici, e dall'altra invece quella che è proprio la scrittura, non so se volete fare una piccola outro con quello che pensate possa essere lo specifico
ambito del world building che vi piace di più, o se volete presentare quello che tendenzialmente è appunto l'argomento per cui vi abbiamo presentati. Non so, volevo lasciare comunque uno spazio, certo, se avete un altro, ecco, da fare, se volete. E famolo, facciamolo. Allora sì, diciamo, io più che dal punto di world building mi trovo molto meglio sulla creazione mappe a livello proprio grafico. Quella che vedete qua al centro effettivamente l'ho fatta io, è una parte di una mappa che ho realizzato. Fa parte di un mondo che sto pensando per un'eventuale storia. Sicuramente quando si va a realizzare un world building, i miei punti sono all'inizio, quello che vado a selezionare è un perché. Deve esserci un motivo importante per quale quel mondo o quell'avventura si trovi in quello stato o in quel mondo. E deve essere un punto cardine attorno al quale i giocatori o i personaggi della storia si muovono. Da lì poi si sviluppa tutto quello che va ad arricchire questo mondo, dalla geografia alle culture, ai popoli che lo vivono. Diciamo che è un processo lungo, non bisogna bruciarsi troppo in fretta. Bisogna anche saperlo esplorare, secondo me, nel mentre che si scrive o si gioca con gli altri giocatori. Quello lì è una cosa che piace fare a me. È un foglio scritto, ma nel quale ci sono tanti spazi bianchi da poter riempire coi giocatori. Quasi esplorarlo mentre lo vivo, ecco. Ti chiedono quali programmi usi. Grazie per il follow. Programmi usati, ho usato Krita per la parte, diciamo, più artistica da pennello, che è un programma free, quindi è usufruibile a tutti, molto molto semplice e intuitivo. E poi essenzialmente Photoshop, ho creato i pennelli personalizzati, che anche quelli è una cosa abbastanza semplice da fare, quindi tutte le varie montagne. Si va a creare un pennello personalizzato. Vai, signor Pauz. Vado. Ma usi una tavoletta grafica o il computer o cosa? Sì, è una tavoletta grafica. Prezzo circa? Di una tavoletta grafica? Ma aspetta, allora, se vuole sapere il pezzo delle mappe, quello glielo dice James. O il prezzo di James per prezzo... fare le mappe direttamente. Il prezzo di James per le mappe. No, credo tutto il resto c'è Mastercard, se no sì, vabbè. Credo che per l'altro punto della tavoletta sì, non sì. So. Ma la tavoletta, oddio, dovrebbe essere una, non mi ricordo neanche le marche come sono. Guardate, io posso intervenire per quanto io sia poco grafico. Ho acquistato circa un mese fa una Wacom. La trovi anche a 50, la One, ecco, la trovi anche a 50 euro. Molto, sì, molto sì, semplice. La mia credo dovrebbe essere una Wion HS610, quella che uso attualmente, ma penso che sia sui 100 euro, non di più. Va bene. Signor Paus, lei ha delle, non so, delle parole da lasciare ai posteri, vuole, non so, magari anche parlare di qualche progetto che è in cantiere, qualcosa per... se vuole, appunto, io, una tela bianca ci disegni. Molte cose che pensavo le avete detto voi, ma avete praticamente tolto le parole di bocca, non che sia una cosa negativa, però mi fa piacere vedere che avete sviluppato meglio di me certi argomenti. La ringrazio. Vabbè, meglio, è che se è logorrea, nel senso, io la mia è quantità, non so quanta sia qualità, ecco, però la ringrazio lo stesso. In quella quantità c'è della qualità, diciamo. Cercando. Quindi, sì, vabbè, inutile ripetere cose che sono già state dette, che su cui mi trovo d'accordo con voi, tipo di non strafare, di prendere gli spunti, queste cose qui dico. E progetti in cantiere,
Pensavo di fare un canale, cioè lo sto già facendo il canale, però di improntarlo più sul GDR e su spiegare quello che faccio durante le sessioni e queste cose qua. O anche preparare la sessione direttamente in live e far vedere come funziona. Certo. Perfetto, Beh, tra l'altro perfetto. l'abbiamo linkato il canale del signor Paus. No, non ce l'ho a portata di Vaglia no. mano, ma se i moderatori vogliono, possono anche prenderlo velocemente. E, diciamo, Direi che è il caso, insomma, il pass. nostro Il ospite lo momento invochiamo. pubblicità. Il momento pubblicità. Ci sono ormai più momenti pubblicità tra tavoletta e giochi da Eh beh, pigliare. boh, io spero sempre che comunque Amazon ascolti le mie parole e che comunque, insomma, E che te ne regali beh, 4 di quelle che si spera. A proposito di Amazon, a proposito di ciò, io vi ricordo sempre una cosa. Vedi, un altro momento marchetta, mannaccia la miseria, prima o poi mi linciate. Però vi ricordo che ora la taverna è diventata affiliata. Quindi, se volete, se vi piace ciò che portiamo, se vi piacciono comunque i contenuti anche di world building, le partite, successivamente ci saranno anche delle guide al gioco di ruolo. Io vi ricordo che comunque ora vi potete abbonare gratuitamente una volta al mese con Amazon Prime. Per chi possedesse un account di Amazon Prime, che serve comunque, immagino chi abbia diciamo, Prime per le spedizioni o comunque il servizio di streaming, può abbonarsi tranquillamente un mese gratuitamente ogni mese. Quindi, se vi va di supportarci, noi vi ringraziamo umilmente. La speranza è l'ultima a Perfetto. morire. Bravissimo. Io spero sempre che mi ascoltino. Ormai al 15° spot pubblicitario sono peggio di Vivi Vider, io lo so, ma... e no, niente, appunto, se non ci sono altre domande, probabilmente direi che siamo al tramonto di questa live. Non so, vogliamo Yes. magari anticipare quali sono i prossimi appuntamenti mentre Yes, prepariamo i l'avventura? prossimi appuntamenti. Ricordate che martedì tornerò come master della D&D quinta edizione con una nuova mini avventura, un nuovo mini ciclo di 4 sessioni chiamata L'ultima alba. E tra cui in questo momento lo vedete, ci sarà il signor James come giocatore. Eccolo qui presente, con Vi saluto altre la regina alla d'Inghilterra. regina, sempre martedì, e comunque tra mercoledì e venerdì ci saranno sempre i soliti backstage con i nuovi giocatori, di cui non facciamo spoiler, blablabla, vedremo poi i giocatori, e successivamente poi torneremo sempre non questa settimana, ma la prossima comunque per quanto riguarda questo piccolo spot di world building che spero poi vi sia piaciuto. Confermo. Perfetto. Va A bene, posto. allora auguriamo una buona serata a tutti. Ci sentiamo presto sia qui che sul Discord della taverna. Anche le campane partecipano al Le campane saluto. scelgono di suonare alle 18:37 per salutarvi, quindi Preciso. è proprio l'illuminazione, cioè siamo in qualche modo benedetti. E no, niente, appunto, vi auguriamo una buona serata e ci si sente presto. Buona serata, signori. Sì, buona serata, No, buona un serata. melino, forse. Una freddura. Ok, Oh no. La prego, siamo in niente. live, non ci faccio bannare, prego. Sentiamo come ci lascia il signor Paus. Niente, come dicono alla Banca del Seme, grazie per essere venuti. Anche le campane hanno smesso di suonare. Sì, è morto. Il campanaro si è lasciato andare, è volato. Comunque, signori, grazie mille e a martedì. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao ciao.